Ho appena buttato fuori di casa i miei genitori. Si era ammalata mia mamma, mi dava fastidio vederla a letto stesa. Carlo, ho sete. Mamma, ti arrangi. Tanto non guarisci, né se bevi, né se non bevi. Anzi, visto che non sei più capace di servirmi e pretendi, tu e l'uomo che t'ha fatto fare razza, fuori. Infatti, li ho portati sulla Torino Piacenza. Lì c'è una piazzola interna. Vengono figli da tutta Italia a deportare i genitori. È uno dei 3 punti di smaltimento autorizzati. Non puoi più lasciarli in giro a destra e a sinistra come prima. Vedi proprio ragazzi di 12 anni che alzano le mani per l'ultima volta sui padri e si vantano. I miei nell'essere lì sono andati un po' giù di morale, si aspettavano di più. Mamma, un attimo di pazienza, adesso percuoto anche voi e sarete contenti. Non siamo in gita. Verso sera arriva un gruppo di andini col poncio e tutto. Si canta, si danza, a un certo punto tagliano la testa dei genitori. Non tutti, quelli che sono lì. Se mi dici gli arti e il tronco che fine fanno, non lo so. La testa la prendono e la tirano 10 volte più piccola. Fanno un bel lavoro, eh? C'è tutto in scala, occhi, naso, sono precisi. Te la mettono in un vaso di vetro ed è pronta. Dopo un giorno di festa, è un bel ricordo portare a casa mamma e papà sotto spirito. Perché. Adesso che i 2 somari sono via, posso dedicarmi con calma a vendere fuori quello che ancora c'è da vendere. La casa è già sull'ipoteca, per cui i libretti postali li ho già mangiati fuori. E con le puttane un attimo. Non solo quel vizio lì io. C'è il vestito da sposa di mia mamma, vale 300, vale 500 di 1000 lire, è un peccato lasciarlo lì nell'armadio. E la tomba di famiglia, quella lì vale 8 posti. C'è dentro mio nonno, però problemi non ce n'è. Io lo tiro su, lo piego in 2 e lo metto nella cuccia del cane. O nel box o nel solaio, viene sempre buono, sto uomo. Perché. Sono contento, perché mio figlio ha 5 anni e fa tutto quello che faccio io. Ieri sono venuto a casa e mi ha sputato in faccia. Apposta senza motivo. Per quello viene su bene. Speriamo tenga, eh. C'è in giro della gente che ti rovina.